Sì, questo può essere che non siamo stati belli o comunque insomma pericolosi come altre volte, però analizzando veramente la partita, ma senza cercare alibi, perché assolutamente non dobbiamo cercare alibi, è una partita che il risultato poteva essere di 0-0 e 1-1, e questa è la verità. Poi che non si è fatta una bella partita, ma è stata una partita per entrambe le squadre, una partita si vedeva, non è stato un bel calcio per tutte e due le squadre, ma questo non c'è dubbio. Loro hanno trovato questo gol da 30, non lo so, da 30 metri, quello che è, un gran gol, poi bisogna rivedere. Noi subito dopo abbiamo avuto due occasioni con Terici di testa e l'altro ancora clamoroso, quindi come occasioni. Primo tempo loro hanno una punizione, noi abbiamo avuto un bel tiro che è uscito fuori di Fantacci, e questa è la gara, una partita che quantomeno il pari era giusto, però purtroppo noi per l'ennesima volta paghiamo una disattenzione, un errore. E questo ce lo stiamo portando avanti per troppo tempo, perché quando non puoi vincere non devi perdere, e oggi meno male la partita si era incanalata in quel momento, entrambe le squadre molto contratte e tutto, poi è venuto fuori questo vero gol, che comunque è stata una gran punizione. Tu hai attaccato meno veemente come le altre volte, però in due circostanze hai avuto la palla per pareggiare. Ma sì, è difficile salvare qualcosa, però ritorno a dire, voglio essere positivo nel senso che abbiamo perso altre volte facendo bene, non meritavamo. Non è che oggi abbiamo perso meritando, oggi è stata una partita brutta per entrambe le squadre, non è stata una bella partita, loro hanno bisogno di punti come noi, perché lo sappiamo, e la partita ti ha detto quello, o 0-0 o 1-1, loro hanno fatto la giocata importante e tu no, questo mi dispiace. Sì, ma mancava poco alla fine, volevo gente fresca in quello lì, ma mancava ben poco, non erano quelli gli equilibri che potevano cercare di essere positivi o meno, non è quello, perché Tartaglione comunque quando è entrato sembra fatto bene, Sallusti davanti magari poteva nell'uno contro uno essere più pericoloso, ma mancava veramente poco. Sì, non c'è dubbio, di prestazioni non è stata bella, però è stata la partita brutta, cioè nel senso è la partita che non era bella per tanti motivi, il campo o anche per loro era importante, anche per noi, quindi la partita non è stata bella per entrambe le squadre, per questo che non veniva fuori uno spettacolo importante. Ecco che poi non c'è stata una squadra che si è fatta preferire meglio ad un'altra, si decideva con un episodio, l'episodio l'avevo loro favorevole, ma tu dopo, pur non giocando bene, lei creato lo stesso quelle circostanze, però è vero che non sei stato brillante, non hai attaccato la profondità come altre volte, però non è stata così diversa di molte altre che hai perso, le altre magari le hai perse creando anche molto, oggi meno, però quelle due o tre di cui voglio vedere, quella di Terigi, insomma, se sul dischetto del rigore senza portiere e sbagli, insomma, quello lì senza dare colpa al giocatore, perché qui non dobbiamo trovare gli alibi non ci devono essere, qui siamo tutti sulla stessa barca, dall'allenatore ai giocatori. Quindi dobbiamo solo imboccarci le maniche e continuare, sappiamo che noi possiamo fare molto meglio, che il campionato è difficile e già da domani penseremo a quella che sarà la prossima partita. Guarda, quello non lo so, ti dico la verità, se dovessimo giocare giochiamo, se no altrimenti avremo un'altra settimana a disposizione, ma non è un pensiero ora importante più o meno, insomma, non è questa che va a influire di giocare subito per rivenirne fuori da una prestazione così così o aspettare. No, non mi interessa questo. Sì, ma pensavo, ma lui ha fatto anche abbastanza bene, tra le linee, Fantacci si è mosso bene, tutto, finché ne aveva. Preferivo mettere lui, visto che aveva fatto già una settimana con noi, ci ho pensato dopo, ho detto magari c'è la sorpresa, o quantomeno anche lui che sta abbastanza bene finché durava, e ha fatto abbastanza bene, poi è entrato latte, ma la gestione della partita, eravamo equilibrati e tutto, non è quello che è un po'. Sicuramente in certi giocatori oggi non hanno reso come altre volte, questo è un dato di fatto.